Un minuto con Padre Pio dalla chiesa conventuale dei frati minori cappuccini di Sant'Anna. Qui Padre Pio ha celebrato più volte l'Eucarestia dal febbraio del 1916 al settembre dello stesso anno, prima poi di ripartire per San Giovanni Rotondo. Quell'anno ci fu un caldo tremendo qui a Foggia, tanto è vero che Padre Pio stette male e quella fu una delle cause per uno spostamento in montagna, ecco, chiamiamola così, in montagna, a San Giovanni Rotondo. Oggi voglio raccontarvi quanto scrisse Padre Pio nel 1911. Lui era un giovane studente, si trovava a Pietrelcina e sappiamo bene che in quel periodo una strana malattia lo costringeva a casa, ma aveva da parte sua la possibilità di potersi confidare con il suo padre spirituale, che era anche il ministro provinciale, padre Benedetto da San Marco in Lamis, e in questo lo aiutava anche lo stesso padre Agostino, con cui Padre Pio si confidava. Una delle tante lettere che scrive a Padre Benedetto è proprio di questo periodo, nel 1911, e parla di qualcosa veramente straziante, triste e sofferente per Padre Pio, perché Padre Pio continua a combattere contro il demonio. Il comune nemico, il diavolo, scrive Padre Pio, continua a farmi guerra e non dà segni di ritirarsi. Mi si va presentando nella mente quel quadro doloroso della mia vita e si va ad insinuare in pensieri di disperazione, ma molto sono obbligato alla comune nostra madre Maria nel respingere queste insidie del nemico. Ciò che mi rende più faticosa e più noiosa la vita in questi giorni sono i dolori al torace. Il medico, scrive Padre Pio, mi ha suggerito queste parole: non ho che farti. Questa dichiarazione, scrive Padre Pio a Padre Benedetto, non mi rattrista, sento anzi sempre più il grande bisogno di abbandonarmi con una grande fiducia alla Divina Misericordia e riporre poi in Dio solo la mia unica speranza.